Uh, first step can I ask Armando to come up? Welcome him to the stage. Thank you. Hi all. I'm Armando Garoshi I'm a journalist of Largo Consumer magazine. Uh, it's a pleasure to be here to share with you uh, my vision about the publishing industry. Uh, this is my first time I speak in uh, in a public speaking, so I'm, it's not usual for me. Bene, sono qui per raccontarvi eh, un po' la nostra visione. Ci è stato chiesto di, di condividere con voi il senso del concetto di consulenza nell'attività nell editoriale. Una domanda molto complessa, cercherò di stare nel poco tempo che mi è stato concesso. Sulla rivista non dico moltissimo, in Italia è molto famosa, l'aspetto più interessante è che è una rivista indipendente, che esiste da 30 anni, è certificata, eh, secondo l'Istituto Italiano di Certificazione della Stampa Specializzata, non è una free press, l'edizione Le, digitale ormai ha superato 1.300.000 PDF letti al mese ovviamente a pagamento. Il tratto un po' originale è il fatto che analizza 180 mercati di beni di largo consumo. La missione della rivista è mettere in contatto i produttori di beni di consumo con i retailer. Bene, veniamo subito alla questione di fondo. Il nocciolo del problema della crisi editoriale sta nei lettori, evidentemente. La crisi della pubblicità ne è solo una conseguenza. Qui siamo in una sessione B2B, quindi concentriamoci sulla crisi del lettorato nel B2B. La maggior parte dei lettori dichiara di avere meno tempo per leggere, che sia vero o che sia falso, questo è quello che pensano. I lettori vogliono avere l'iniziativa, quindi tutta la dimensione 2.0 evidentemente, piuttosto che la scelta del tempo di lettura. Una lettura che non è più conseguenziale, cioè il concetto stesso di sfogliabile in digitale, secondo me, è quasi un paradosso, nel senso che sarebbe un passaggio semplice passare dalla carta allo sfogliabile. La verità è che la lettura oggi è molto, è molto frammentata. Questo credo che sia invece il problema dei problemi: cioè la simmetria della conoscenza che esiste tra i lettori e gli editori e i giornalisti. La domanda di fondo ed è proprio punta proprio al cuore del problema è se i giornali sono più informati dei lettori. Se i giornali non sono informati come i lettori o non ne sanno di più abbiamo un problema, cosa che è particolarmente vera in un mercato estremamente maturo. Io faccio riferimento in particolare allo scenario italiano ma con molte similitudini in Europa. C'è delle considerazioni da fare anche sulla periodicità dei magazine. Ma la domanda è ma se vent'anni fa ho scelto di essere un mensile, perché oggi dovrei dare un'informazione quotidiana? Come se la disponibilità della tecnologia ci autorizzasse a cambiare l'identità del giornale. Anche questo è, è estremamente attuale come domanda. E poi parlo del mercato italiano, sostanzialmente una solidissima esperienza di cultura free press pone oggi la maggior parte delle riviste specializzate italiane di fronte al dilemma di non riuscire a sviluppare contenuti a pagamento e forse anche aver compromesso la reputazione dei giornali. Anche gli inserzionisti pongono il loro mal di testa. Che cosa alla fine vuole oggi l'inserzionista? Cose molto più semplici rispetto a un lettore, perché alla fine l'inserzionista vuole solo sapere ma a te qualcuno ti legge o no? Alla fine vogliono misurazione e soprattutto rapida conversione dell'investimento. È questo che ha messo in crisi il modello di advertising tradizionale, basato proprio sull'immagine, l'impianto di prodotto. Perché non è misurabile e soprattutto non ha una rapida conversione, ed ecco perché invece siamo qui a parlare di web, di eventi, di dem, di articoli pubblico redazionali, eccetera. Un altro aspetto che riguarda la filosofia dell'industria e che è scarsamente considerato, si banalizza molto no, il tema del mercato della pubblicità, ma la verità è che l'innovazione oggi raramente si trova nel prodotto, cioè per lo più l'industria produce innovazione nei processi per esempio nella consegna rapida delle merci, per esempio um, nei risparmi energetici. I prodotti che noi vediamo sono solo la punta di un iceberg di un'innovazione che spesso non è nel prodotto. Questo aspetto ha delle ricadute importantissime sul mercato della pubblicità, perché è molto difficile argomentare l'innovazione esclusivamente dall'immagine del prodotto. E se vogliamo questo è un tema che riguarda più in generale la crisi dell'advertising in generale. Diciamo che semplifico dicendo che lo spazio dedicato all'argomentazione cresce mentre invece cala lo spazio dedicato alla pura immagine. Il dubbio che gli inserzionisti hanno è esattamente questo: ma alla fine la tua rivista possiede il mercato? Avete veramente in mano i lettori? E poi ce ne sono tante, quindi vado in confusione per non parlare poi della scarsa chiarezza qualche volta nei dati di circolazione e tiratura. Sostanzialmente, ridotta ai minimi termini, la questione è che a un mercato e a lettori più sofisticati si richiedono messaggi più sofisticati. Allora a questo punto vengo esattamente alla domanda. Mi è stato chiesto se gli editori devono essere consulenti. Vi rispondo subito che è un'idea molto affascinante, ma è un'altra cosa. Cioè gli editori sono, sono una cosa molto semplice: sono degli intermediari culturali. Prendono un'informazione banale per qualcuno e la trasportano a qualcun altro che è disposto a dedicare tempo e soldi per fruirne. In consulenza non c'entra niente la consulenza. Certo, uno può essere consulente dei propri prodotti, ovviamente, ma è un altro mestiere e ve lo dimostrerò. Il mestiere dell'editore è quello di essere mediatori culturali. Qual è il senso della mediazione? Cosa vuol dire essere mediatori? Vuol dire avere la fiducia di due parti, perché se tu hai la fiducia solo di uno o dell'altro non sei più mediatore, non sei credibile per entrambi. Chi sono le parti sono i lettori e gli inserzionisti, e non solo uno di questi. Ecco perché una rivista fatta solo per i lettori, che vive solo di contenuti a pagamento dei lettori, fa una crociata e un giornale che vive solo di inserzionisti ignorando i lettori è un ausorgan e non è un editore ok la disintermediazione è il tema centrale dei nostri, dei nostri anni no? evidentemente noi non possediamo il mercato, i database le tecnologie di comunicazione sono la portata di tutti, quello che gli editori hanno è la fiducia la reputazione cioè la fiducia di entrambe le parti il rischio fondamentalmente di trasformarsi in consulenti senza sapere esattamente cosa vuol dire è un rischio di perdere la propria identità e diventare un'onesta impresa di comunicazione, che però non è il mestiere dell'editore. Noi dobbiamo decidere se ci stiamo trasformando perché non sappiamo più fare gli editori oppure perché veramente c'è un'opportunità. Ho cercato di entrare esattamente nel merito. Vi faccio tre esempi molto rapidi, molto concreti. Non c'è la possibilità di svilupparli adeguatamente, me ne dispiace, però voglio darvi delle suggestioni. Queste sono tre proposte editoriali che noi facciamo e che secondo noi interpretano diciamo, una certa modernità della comunicazione in chiave anche di consulenza, per così dire. Il primo tema è quello della comunicazione d'impresa, cioè gli articoli pubblicitari. Noi ne produciamo 20 al mese, largo consumo è un mensile, e di cui adesso vi racconto qualche caratteristica che secondo me è originale. Tanto per cominciare, questi, questi articoli redazionali sono fatti per formati, cioè hanno dei vincoli molto forti, non sono semplicemente degli spazi occupati. Ma sostanzialmente ognuno di questi format ha una dimensione predeterminata. Questo introduce un concetto molto moderno, cioè il fatto che lo spazio occupato è meno importante del suo contenuto. Nel nostro caso le interviste pubblicitarie sono lunghe una pagina. Una so Tutte le interviste sono solo di una pagina. Cinque domande, perché non ha senso secondo noi farne dieci. Non è che se un'intervista è di due pagine è più forte, più importante che una. Bisogna essere centrati, bisogna rispettare il lettore. Il secondo aspetto è che gli articoli sono fatti per serie, come dicevo, e ognuno di questi formati ha le sue regole. Queste regole servono all'editore soprattutto per dare un senso e formattare la comunicazione. Perché il redazionale... L'articolo pubblicitario lo può fare anche l'inserzionista da solo. Se vuole la nostra consulenza noi suggeriamo di lavorare in un certo modo. Esiste quindi una redazione dedicata perché fare i copywriter pubblicitari non vuol dire fare i giornalisti. Gli editori che mischiano le due cose sono dei dilettanti. Soprattutto la comunicazione di impresa deve essere contestuale e trasparente. Questo aspetto non l'ha mica inventato internet. Ma chi l'ha detto che nella rivista le prime 50 pagine devono costare di più delle ultime 50? Perché? Perché si dice che la gente si ferma alle prime pagine a sfogliare. Ma questa è roba degli anni 70, cioè, non so, ai tempi di mio nonno, forse. Il punto è che se uno ha una rubrica sull'energia in fondo alla rivista, metterà gli articoli relazionali in fondo alla rivista e sarà coerente. Non è banale, scusate, non è banale. Non esistono posizioni privilegiate. Sulla nostra rivista non si paga di più in relazione alla posizione. E soprattutto è permissiva. La caratteristica del nostro articolo di comunicazione d'impresa è che nel sommario, anche questo è un fatto molto raro: nel sommario è dichiarato chiaramente ciò che è articolo indipendente da ciò che è comunicazione d'impresa. Non si fa a gara per cercare di mischiare le cose e far finta di. No, bisogna presentare al lettore in modo onesto. Un'intervista all'amministratore delegato di McDonald's è un'intervista pubblicitaria. E che problema c'è? Basta dirlo. Non è un'esclusiva giornalistica. Sono mica queste le esclusive giornalistiche. Adesso vi parlo dei risultati che otteniamo lavorando in questo modo. Anzitutto, l'argo consumo difende la sua identità nei confronti dei lettori e degli inserzionisti. Non confonde gli articoli pubblicitari da quelli giornalistici. I lettori percepiscono un'informazione onesta, che è bilanciata e funzionale. Gli inserzionisti hanno a disposizione una buona consulenza per i copywriter pubblicitari. Sul web non vi nascondo che questi pubblici redazionali vanno fortissimo, sono scaricati in centinaia di migliaia di PDF. Perché? Perché sul web ci sono tante comunicazioni sulle imprese, tante comunicazioni di prodotto, ma poche comunicazioni sull'impresa. Vado rapidamente al secondo format che è quello dei forum anche questo è abbastanza originale l'argo consumo organizza degli incontri a porte chiuse sono dei focus group niente di strano come le cose che vi sto raccontando la particolarità è nel modo in cui le abbiamo fatte come funzionano questi focus group vengono commissionati da un'azienda un'azienda chiede a l'argo consumo un'azienda che potrebbe farlo da sola ma chiede alla nostra rivista di organizzare l'incontro perché con queste regole l'incontro viene organizzato ma lo sponsor rimane segreto. Quindi non stiamo parlando di pubblicità, stiamo parlando di un progetto di comunicazione. Perché lo sponsor è segreto? Perché solo questo permette a tutti i partecipanti, a tutti i manager partecipanti di parlare liberamente. Altrimenti fai un workshop sponsorizzato e che problema c'è? i competitor sono presenti nella discussione. I partecipanti sono anche aziende concorrenti fra di loro. Non è un incontro commerciale, non si fanno affari lì, ci si confronta. Che cosa ne ottiene lo sponsor? Cominciamo, insomma, anche qui vi dico un po' i risultati rapidamente. Largo consumo conferma la sua centralità all'interno del sistema. Largo consumo è capace di fare gathering, è capace di riunire le persone. Della proprio, del proprio mondo. I partecipanti sono contenti di avere un terreno neutrale di conversazione vera. I lettori che leggeranno l'articolo di resoconto saranno contenti di leggere un'inchiesta non banale, molto approfondita. Lo sponsor è contento non tanto di parlare lui, parla anche lui, ma soprattutto ascoltare il mercato. È un'occasione rara. Vengo all'ultimo dei casi che vi voglio presentare. Anche le DEM, evidentemente, l'argo consumo fa poche DEM e vi spiego perché. Perché noi non pensiamo che scaricare pubblicità a casa dei lettori serva a qualcosa. Allora, come abbiamo affrontato la questione in un modo anche qui molto semplice, ma sem semplice nei principi, ma forse non scontato nelle modalità. L'argoconsumo riceve il mandato di trasmettere un messaggio pubblicitario a un target predefinito. Trasforma il messaggio pubblicitario in un proprio format, suo proprietario, ok, condivide la lista con l'inserzionista, ma soprattutto, e questo è il punto particolare, non fa pagare il numero di spedizioni ma fa pagare sul numero di lettori effettivamente che hanno aperto il messaggio. Questo è un aspetto importante perché se, mi, se io ho l'obbligo di raggiungere 100 lettori potrei riuscirci con 100 email. Chi l'ha detto che devo spedirne un milione? E soprattutto ai miei lettori io spedisco un articolo indipendente che contiene l'articolo pubblicitario, ma non spedisco l'articolo pubblicitario. Spedisco un'analisi indipendente di largo consumo. Vengo a questo punto alle conclusioni. Sulle dem vi ho raccontato sostanzialmente i vantaggi per tutte le parti. Vengo esattamente all'ultimo all passaggio, che mi sembra il messaggio più interessante da lasciare. Gli editori sono consulenti, ve l'ho spiegato. Il punto è che l'editore fa l'editore, fa il mediatore culturale. Se fa il consulente per l'uno o per l'altro, perde la sua natura. Il secondo passaggio è che questa impostazione mette in crisi tutta la forza commerciale tradizionale. I venditori di spazi pubblicitari sono in crisi. E questo è forse il passaggio più provocatorio che mi permetto di lasciare alla discussione. Siamo d'accordo che la digitalizzazione, l'abbiamo sentito in tutti i modi negli ultimi 13 anni, ha dato dei enormi, enormi vantaggi a noi editori. Però devo ammettere, dopo 14 anni che mi occupo di queste cose, che le tecnologie sono nuove ma i vizi sono antichi. Facciamo alcuni esempi. Se il periodico, dicevo, è un mensile, il fatto che la tecnologia permetta di scrivere una volta alla settimana o una volta al mese non significa che sia autorizzato a farlo. Perché se ho scelto di fare un mensile è perché il mio mercato produce informazioni rilevanti una volta al mese se no facevo un settimanale anche 40 anni fa. Il secondo aspetto è che nonostante le opportunità digitali molti contenuti vengono dati gratis e almeno nel mercato italiano si, scappia da un si scappiamo da un mercato di contenuti gratuiti per finire in un mercato di contenuti gratuiti. Le dem vengono utilizzate con la stessa logica con cui ieri si spedivano riviste non sollecitate e oggi si spediscono le dem. Quindi francamente utilizziamo uno strumento molto potente per fare una cosa vecchia e, e superata. E aggiungo, ultimo tema, il 2.0. In quante delle nostre organizzazioni siamo più interessati alla partecipazione che alla qualità della partecipazione? Io ho capito in questi cinque anni che l'unico modo per scrivere qualcosa di veramente interessante, veramente raro, si chiama intervista. Andare a scuotere una persona e farsi dire le cose interessanti, perché lui da solo non lo farà. La domanda è se veramente stiamo prendendo le decisioni giuste. Grazie.